Bravi a quelli in aula che alle 12:59 già stanno tutti seduti. Diciamo che questo fa pari con la battuta che avete perso 30 metri al secondo di prima, eh? Cioè, online. Aspettiamo un minuto perché abbiamo detto alle 13. Prof, mi scusi, mi Sì, sente? sì, sì. Allora, ad alcuni da casa la velocità media viene 122 metri al secondo. Oh, Ora, quindi hanno sbagliato tutti. non lo so, però a molti viene 122 metri al secondo. Un minuto, aspetti un attimo. Zitti tutti in aula. In aula, prego. Prego. Online, dica. Allora, ad alcuni di casa viene 122 metri al secondo la velocità media di prima, quella che era venuta 30 metri al secondo. Ora, i calcoli penso siano giusti quelli che ho fatto io, però non sono sicuro, quindi vorrei sapere se effettivamente. Non è fondamentale, ve li rifate voi, e controllate. Quello che sono, di cui sono sicuro è che il risultato viene diverso dal calcolo che uno fa in questo modo qui. Eccola qui. Quindi qua non è 146, non è 30, ma potrebbe essere 122. Supponiamo che sia vero e comunque lo vede. Che è diverso da 146. Quindi adesso non è essenziale questa cosa, avrei potuto fare il calcolo io, ve lo ricontrollate, però vedrete che è sempre diverso. Ok? Grazie. Grazie a lei. 10 punti in più. Sutura, eh? Allora, siamo arrivati qui, abbiamo definito l'accelerazione istantanea. Allora, attenzione, alcuni di voi qui in aula mi hanno chiesto, ma perché qui c'è detti quadro? No? Allora, capisco che può darsi che nei corsi di analisi la derivazione ve l'hanno indicata così, no? Derivata di x rispetto a una variabile indipendente, oppure la derivazione rispetto al tempo certe volte viene indicata col puntino sopra. Allora, qui nei corsi di fisica usiamo la notazione di Leibniz, cioè quella primigenia, no? Cioè che se ho una funzione di x, la derivata prima si chiama derivata di f rispetto a x, no? E la derivata seconda si scrive derivata seconda di f rispetto a x due volte. Questa è la notazione che usiamo. E la derivata terza è derivata terza di f rispetto a x tre volte e così via. D'accordo? Quindi da ora in poi adesso usiamo questa notazione qua. Adesso abbiamo introdotto il concetto di accelerazione istantanea. Per come è definita l'accelerazione istantanea, che è definita come l'abbiamo detto, il limite per t che tende a zero del rapporto incrementale, la velocità si misura in metri al secondo, il tempo si misura in secondi. Questo mi dice che l'accelerazione ha come unità di misura metri diviso secondi quadri.
che a volte vedete espressi come metri secondi a meno 2. Soprattutto, ad esempio, nel vostro libro di testo usa il meno 2. Ok? Adesso, analogamente a quello che noi abbiamo fatto ieri per quanto riguardava la velocità istantanea, possiamo dire, va bene, ma io questa formulina qua dell'accelerazione la posso invertire, la posso modificare, questa che ci dice sostanzialmente che se io conosco la funzione velocità, derivando la funzione velocità rispetto al tempo, trovo come è fatta la funzione accelerazione. Ad esempio, nell'esempio che abbiamo fatto stamattina, la velocità veniva a più 4bt al cubo, se derivo un'altra volta, trovo l'accelerazione. No? Ma questa può essere invertita e possiamo scrivere che dv è uguale ad a dt. Questa formulina che ci dice? Ci dice, guarda, che se tu sei sottoposto a una certa accelerazione A e passa un tempo dt, la tua velocità cambierà di una quantità dv. In particolare, se l'accelerazione è positiva, la tua velocità aumenta, dv è maggiore di zero. Se la tua accelerazione è negativa, dv è minore di zero, cioè la tua velocità diminuisce. Se l'accelerazione è nulla, dv uguale a zero e in quell'intervallo di tempo la velocità non cambia, si mantiene costante. Ok? Chiaramente noi per il momento non stiamo facendo nessuna ipotesi sull'accelerazione. L'accelerazione può essere una funzione del tempo, anche lei, no? Potrebbe cambiare nel tempo. Quando io sto in macchina e mi siedo in macchina, l'accelerazione è zero. Come accendo il motore, ingrano la prima e parto, l'accelerazione diventa diversa da zero. Quindi cambia nel tempo. Poi se rallento, decelero e quindi di nuovo l'accelerazione cambia. Quindi in generale può essere una funzione del tempo. Allora, che cosa vorrà dire? Che a seconda di quanto, che valore ha a un certo istante, la velocità potrà aumentare o diminuire. No? Adesso faccio esattamente lo stesso ragionamento che ho fatto ieri e dico, va bene, integra a destra e a sinistra questa espressione. E cioè dico, posso integrare dv da una parte e integrare a, mi ricordo che questa in generale può essere funzione del tempo e ci metto sempre dt primo per non sbagliarmi e faccio lo stesso ragionamento di ieri. Dico, va bene, integro tra un istante di riferimento e il generico tempo t. I limiti di integrazione dell'integrale che si trova a sinistra di questa uguaglianza devono essere coerenti, quindi dovrò integrare tra il valore che la velocità ha al tempo t0 e il generico valore della velocità all'istante t, chiamiamolo vtt. Quindi posso fare questo integrale. Se lo faccio, non è un, diciamo, non è sconvolgente, ottengo lo stesso risultato, cioè dico, la velocità al tempo t meno la velocità al tempo 0, questo viene da questo integrale qui, perché l'integrale di dv è v, che calcolato tra gli estremi è v nell'estremo superiore meno v nell'estremo inferiore. E qua mi rimane l'integrale tra t0 e t di a t' dt'. Se sposto la velocità v0 a destra dell'uguale, ottengo che in generale, per un punto materiale, io posso ricavare la velocità del punto materiale a partire dalla conoscenza della sua accelerazione tramite questa formula qui. Ok? Pago in termini del fatto che posso calcolare VDT solo se conosco la velocità a un istante di riferimento t0. Ok? Allora questo è il cuore di tutta la fisica. È proprio il cuore di tutta la fisica, cioè quello che vuole l'uomo dalla fisica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se conosco A, cioè se conosco l'accelerazione a cui
un punto materiale è sottoposto a ogni istante, no? Solo accelerazione, posso calcolare V. Posso calcolare la velocità del punto materiale. Ma non mi basta conoscere A, devo conoscere anche V0. No? Quindi devo sapere queste due cose, l'accelerazione a ogni istante e la velocità V0. Posso calcolare VdT tramite questa formulina qua. Ok? Se conosco VdT, da VdT, conoscendo x con 0, cioè se so anche la posizione al tempo t con 0, no? Cioè se conosco queste due quantità, posso ricavare x dt. Come faccio? Con l'integrale che abbiamo fatto, richiamato stamattina. Integro la velocità e trovo la posizione. Ok? Allora, questo che cosa vuol dire? Che se io conosco l'accelerazione a cui è sottoposto un punto materiale, se conosco la posizione in cui si trova un certo istante di riferimento, se conosco la velocità a cui si trova a quell'istante di riferimento, no? Io sono in grado, tramite l'analisi matematica, di calcolarmi la legge oraria. Cioè, dove si troverà il punto materiale a ogni istante t. Siete d'accordo su questo? Eh? Se conosco l'accelerazione, quindi un ingegnere astronautico, no? Che sappia l'accelerazione a cui è sottoposto un razzo, dall'istante in cui viene lanciato, facciamo SpaceX, no? Per tutto il tempo che gli serve sapere, cioè lui sa quant'è l'accelerazione perché c'ha un programma che glielo dice, ok? Se sa quant'è la posizione all'istante zero e sa la velocità all'istante zero, è in grado di calcolarsi la traiettoria di quel razzo e può sapere se arriverà su Marte o no. Capito? Però è chiaro che devo sapere questa quantità qua. Allora adesso anticipiamo un pezzettino, ma proprio un pezzettino della dinamica, no? Nei tribunali italiani c'è scritto sopra il giudice la legge è uguale per tutti, ma non è vero, no? Io in tutte le stanze italiane ci farei scrivere che F è uguale a M per A, la legge di Newton, la seconda legge della dinamica, che ci dice che se un corpo è sottoposto a una forza, no? Se quel corpo ha una certa massa, subirà un'accelerazione A che deve essere legata alla forza e alla massa da questa relazione qua. Cioè se so la forza e se so la massa, posso calcolare l'accelerazione, no? Se so l'accelerazione e la posizione, mi posso calcolare la traiettoria, ok? E allora tutta la fisica che voi studierete nei primi due anni a che cosa si risolve? A descrivere le forze che ci hanno in natura. Nel corso di meccanica parleremo della forza peso, della forza di attrito radente, della forza elastica, della forza di reazione viscosa, della forza gravitazionale. Nel corso di fisica 2 parlerete della forza elettrica, della forza magnetica. Qual è l'obiettivo? È quello di caratterizzare la forza, sapendo la massa di un corpo, calcolarsi l'accelerazione, prendere l'accelerazione e calcolare la traiettoria, perché io voglio andare su Marte. Ok? E non solo, siccome sono un ingegnere elettronico, no? Io non voglio solo fare questa cosa stupida, ma io voglio fare un software che mi regola gli ugelli del motore in maniera che io regolo la forza che esercita il motore in maniera da avere quell'accelerazione che mi serve per fare quella traiettoria. Ok? Fisso la traiettoria e mi regolerò il motore per far avere l'accelerazione giusta. Questo è il cuore di tutta la fisica. Ci siete? Allora, per quello che ci riguarda noi, vi dovete ricordare questa equazione qui. Scusate, questa. E cioè che se è nota l'accelerazione di un punto materiale, posso ricavare la velocità tramite questa operazione qui, semplice, di integrazione. Vi è chiaro? Ok? Quindi, alla fine di tutto ciò,
che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto stamattina che, anzi lo diciamo, lo facciamo alla rovescia, diciamo che se conosciamo la funzione accelerazione sappiamo calcolare la funzione velocità a patto di conoscere v con 0 e stamattina che cosa abbiamo detto? Se conosco, mamma mia quanto devo andare indietro, tantissimo, eccola qua, e se conosco, se mi sono ricavato la funzione velocità, integrando un'altra volta, mi riesco a calcolare la posizione. D'accordo? Allora facciamo un caso semplice che così capiamo, no? Qual è un caso semplice? Secondo voi? Il caso più semplice possibile di moto in cui c'è accelerazione? Accelerazione costante. Cioè, facciamo ad esempio il caso più semplice possibile. Quello del moto rettilineo uniformemente accelerato. Moto rettilineo uniformemente accelerato. Cioè supponiamo di avere un punto materiale che si muove solo lungo una direzione, la direzione X, e supponiamo che la sua funzione accelerazione sia A con 0 uguale costante. D'accordo? Caso più semplice possibile. Allora, se io so questa cosa qua e mi domando, va bene, quanto vale la velocità a un istante t? E posso dire, guarda, che la velocità a un generico istante t, tu te la puoi ricavare conoscendo la velocità a un istante di riferimento più l'integrale tra t0 e t dell'accelerazione, aspettate, dt primo. Vediamo se interviene. Va bene dt primo? Yeah, va bene, ce l'ha passata, dai. Allora, la cabina di regia. Allora, in questo caso, vedete, l'accelerazione, molto semplice, è una costante, la butto fuori dall'integrale, e quindi ho v0 più a con 0, per chi è l'integrale di dt primo? È t, che calcolato tra gli estremi, mi dà t meno t con 0. Cioè in un moto uniformemente accelerato, la velocità non è una costante, dipende dal tempo ovviamente, ed è la velocità all'istante di riferimento più l'accelerazione che è una costante per t meno t con 0. Quindi nel moto uniformemente accelerato, se io ho una dipendenza lineare della velocità rispetto al tempo. Una volta che ho fatto questo, posso dire, va bene, ho ricavato la velocità e per ricavarla pago pegno, cioè devo conoscere questa v con 0, quindi devo sapere un valore all'istante di riferimento, e mi dico, va bene, ma come posso ricavarmi la posizione al tempo generico? Chi è la posizione al tempo generico? Per definizione, x con 0 più integrale dal tempo riferimento al tempo t della funzione velocità in dt primo. Ma ora io la funzione velocità l'ho ricavata, è questa. No, quindi questo altri non è che x con 0 più l'integrale tra t0 e t v con 0 più a con 0 t primo meno t0 in dt primo. Cioè sostituisco dentro l'integrale
l'espressione della velocità che mi sono ricavato in questo caso particolare, eh? È un caso particolare. Posso svolgere l'integrale e quindi ottengo x con 0. Questo integrale può essere spezzato in due integrali, lo faccio oggi per l'ultima volta, eh? T con 0 a t, v con 0 in dt primo, più l'integrale tra t0 a t, a t primo meno t con 0 in dt primo, questo è uguale ad x con 0 più, nel primo integrale v0 è una costante, quindi va fuori dall'integrale, perché non la devo integrare, quindi ho v0 per l'integrale di dt primo, ma l'integrale di dt primo è t, quindi mi viene t primo calcolato negli estremi, quindi mi viene t meno t con 0, più, scusate, qui questo era a con 0, qui, perché è una costante, a con 0 esce dall'integrale perché è una costante, e mi rimane l'integrale tra t0 e t, di t primo meno t con 0 in dt primo. Uguale, x con 0 più v con 0, t meno t con 0, più, adesso chi è l'integrale di questa funzione qui? È un mezzo t primo meno t0 al quadrato, quindi ho più a con 0 per un mezzo t primo meno t con 0 al quadrato, calcolato tra i due estremi, tra l'estremo t0 e l'estremo t, uguale x con 0 più v0 t meno t con 0 più un mezzo a con 0. Quando calcolo l'integrale nell'estremo superiore mi rimane t meno t con 0 al quadrato. Quando lo calcolo nell'estremo inferiore, siccome mi viene t0 meno t0, qui mi viene 0, si annulla e quindi ottengo questa espressione. Allora, quindi in un moto uniformemente accelerato, questa è la posizione del punto materiale a una dipendenza quadratica, parabolica dal tempo, perché c'è il termine lineare e il termine quadratico. Quindi riassumiamo le relazioni nel moto uniformemente accelerato, l'accelerazione è una costante, la velocità è v con 0 più l'accelerazione per t meno t con 0, la posizione del punto materiale è la posizione al tempo 0 più v0 per t meno t con 0 più un mezzo a 0 t meno t con 0 al quadrato. Ottengo queste relazioni e queste la maggior parte di voi l'ha viste negli istituti superiori, no? Però questo è vero solo se il moto è uniformemente accelerato. È un caso speciale già, eh? È già un caso speciale. Adesso queste formule si semplificano in maniera ancora più semplificata se io metto t0 uguale a 0, cioè se assumo come istante di riferimento l'istante 0, allora le formule diventano triviali. Vabbè, triviali, diventano semplici, non proprio triviali, perché il medico mica le capisce, eh? A uguale a con 0, v di t è uguale v con 0 più a con 0 per t, vedete scompare t con 0, e la posizione all'istante t è uguale la posizione all'istante 0 più v con 0 per t più un mezzo a con 0
per il tempo al quadrato, dove x con 0 e v con 0 sono calcolate al tempo t0 uguale a 0. Ok? Questo che vuol dire? Vuol dire che se io ho una macchina, un'automobile, che è sottoposta a un'accelerazione costante, nel tempo, se conosco la sua velocità al tempo zero e se conosco la sua posizione al tempo zero, posso calcolare la velocità a ogni istante usando questa formula qui e posso calcolare la posizione a ogni istante usando questa formuletta qua. Cioè calcolarmi esattamente quale sarà la posizione al generico istante t. Queste valgono per ogni t maggiore di t con zero, che è uguale a zero. Cioè posso calcolare per ogni t. Ok? Vi è chiaro? Professore, mi sente? Domanda da online. Senta, volevo solo chiederle un inciso, ma questo simbolo vicino al t0, che cos'è? Questo? Simbolo vicino al t0 uguale a 0, no? Questo? Sì. È chiocciolina. Ah, ok, ok. Pensavo era A, praticamente. At in inglese, oppure A, no? Cioè, quando voi diventerete, se mai ci diventerete, ingegneri elettronici, no? Vi diranno la resistenza, no? Di un resistore, la resistenza è 50 ohm a temperatura di 20 gradi centigradi, cioè la specifica della resistenza ve la danno a una certa temperatura. Okay? Ah, sì, sì, sì. Ok, ok. Perfetto. Impariamo un po' di linguaggio. Bene. Allora, quindi abbiamo capito che nel moto uniformemente accelerato le cose vanno in questa maniera. Adesso, sul mio sito e-learning di Sapienza, sul mio sito e-learning di Sapienza, sotto la parte, vedete, comunicazioni, test d'ingresso che avete visto, qui trovate ad esempio le lezioni di ieri, sotto è comparso una nuova parte che si chiama MATLAB Apps. Allora, MATLAB è il software di calcolo scientifico più diffuso in campo ingegneristico, no? MATLAB sta all'ingegnere come lo stetoscopio sta al medico, come la calcolatrice sta al ragazzo di liceo, come il pane sta al prosciutto, ok? Cioè MATLAB è proprio, perché è molto diffuso, la base di MATLAB è il linguaggio C++, ma è molto diffuso perché ha delle librerie proprietarie sue per il calcolo scientifico che non ha nessun altro. Librerie che vi permettono di fare trasformate di Fourier a n dimensioni, calcolo di fluidodinamica, calcolo di elettronica, tutto fa. Quindi è un ambiente che prima o poi conoscerete. Qua sopra MATLAB trovate delle app di meccanica che vi potete scaricare, sono degli exe che potete correre sul computer e ovviamente quando ve li scaricate il computer dirà è un exe, c'è un virus, no? Sì, c'è il virus Michelotti, però non fa male, d'accordo? Quindi quando le scaricate le potete far girare sul vostro PC, ma per girare sul PC, siccome voi non avete MATLAB installato sul computer, dovete installare un runtime engine. Che cos'è un runtime engine? È un simulatore. Ed è un software gratuito che potete scaricare cliccando qui, vi manda sulla pagina di MathWorks e ve lo scaricate. Ad esempio, questa prima app che vi ho messo qua, funziona così,
Eccola qua. È un'app in cui voi potete fissare il valore di x con 0. Con 0 e calcolare i grafici di spazio in funzione del tempo, velocità in funzione del tempo o velocità in funzione dello spazio, della posizione. Questo si chiama spazio delle fasi. E potete fare, qui vedete, in questo punto si può dire chi è l'istante t0, e l'istante t0 in questo caso è fissato a 0, e potete scegliere anche in quale finestra temporale fare la simulazione e qual è la finestra temporale tra l'istante 0 e l'istante 2 e gli intervalli di campionamento. Allora, questo che vuol dire? Che ad esempio se x con 0 è 100 metri, se la velocità iniziale è 10 metri al secondo e se l'accelerazione io la metto a 0, fatemela spostare, la metto ecco, la metto a 0 e mi calcolo il grafico, ottenete questo andamento. Quindi ottenete, vabbè, qua la scala, perché c'è una piccolissima accelerazione, fate mettere così, ottenete che la velocità, vedete, ha un andamento lineare, ma se andate a vedere la scala qui è molto poco, 2,65, 2,7, 2,75, se riuscissi a mettere qui proprio 0, il valore di accelerazione, quella curva dovrebbe venire orizzontale. Vabbè, insomma, giocate. Potete fissare tutti i parametri che vi pare a voi, accelerazione, ad esempio, se l'accelerazione è negativa, vi dà il grafico. Allora, questo non è altro che un'app che vi fa esperienza di quelle formule che abbiamo dato. Adesso ci giocate e vi ci divertite. Adesso facciamo un esercizio. E ce la prendiamo dal libro. Allora, l'esempio dice: un'automobile è in grado di passare dalla quiete alla velocità di 100 km orari in t secondi, muovendosi con moto uniformemente accelerato. Allora, quante informazioni ci ha dato in questa frase? Ci ha detto è in grado di muoversi dalla quiete. E quindi che vuol dire? Che la velocità iniziale è 0. Ok? Alla velocità finale di 100 km orari, quindi arriva a una certa velocità che è 100 km orari, che io immediatamente mi converto in metri al secondo, perché e uno di voi se fa il calcolo poi me lo dice, e quanto viene? 27? 27,7, professore. 8? Assumiamo questo. Metri al secondo. E lo fa muovendosi di moto uniformemente accelerato. E quindi, che vi sta dicendo? Accelerazione costante. Che l'accelerazione è costante. Adesso vi chiede esprimere il valore dell'accelerazione
e calcolarlo in due casi, no? Quindi, che vuol dire? Cioè, prima di tutto vuole sapere qual è l'espressione dell'accelerazione. Scriviamolo qui, espressione. Cioè, non vuole il numero, ma vuole sapere qual è l'espressione algebrica, la dipendenza funzionale. E poi, un attimo, segno qua, poi ve lo dico. Due, calcolare a zero nei due casi t uguale t1 uguale 5 secondi, t uguale t2 8 secondi, dove chi è t, il tempo che ci mette ad andare da 0 a 100. Ok? No, allora il punto materiale va da 0 a 100 dall'istante iniziale 0 all'istante finale t, no? E poi dobbiamo fare il calcolo nei due casi, quando t vale 5 secondi o quando vale 8 secondi, d'accordo? Allora, è un moto uniformemente accelerato. Allora, quello che io consiglio ai miei studenti da ora in poi è che voi prendete il vostro quaderno di appunti, no? Via qua. Prendete il vostro quaderno di appunti, dove prendete gli appunti. Lo girate, lo aprite all'ultima pagina e nell'ultima pagina vi ci cominciate a scrivere il formulario, tutte le formule che vi servono. Quindi voi automaticamente leggete il testo e dite, ah, moto uniformemente accelerato. L'istante iniziale lo assumo 0, butto giù le formule, scrivo le formule, no? E cioè dico, nel moto uniformemente accelerato, l'accelerazione è una costante, la velocità è la velocità al tempo 0, più l'accelerazione per il tempo che è trascorso dall'istante iniziale, la posizione è uguale a x con 0 più v con 0 t più un mezzo a con 0 t quadro. Queste sono le formule generali del moto uniformemente accelerato. Poi che cosa faccio? Le calo nel mio caso specifico, no? E cioè nel mio caso specifico, che cosa so? So che la velocità al tempo 0 è 0. Quindi questa V0 qui se ne va via, no? E poi l'unica incognita che mi rimane è questa X con 0. Dico, quanto vale la posizione iniziale? Ma io vi ricordo che quando scelgo il sistema di riferimento rispetto al quale studiare il moto di un punto materiale, ho la libertà di scegliere l'origine del sistema di riferimento. E dove andrò a mettere la mia origine del sistema di riferimento? Nel punto in cui si trova la macchina al tempo t uguale a zero. Me la scelgo io, l'origine, no? Potrei anche scegliere l'origine a casa di mio nonno che sta a Matera, ma non mi conviene, d'accordo? Se faccio questa scelta qua, allora anche x con 0 è uguale a 0. E le formule mi si semplificano. Chiaramente queste scelte qua derivano dalle scelte del sistema di riferimento e dai dati del mio problema. Adesso quindi voi vedete questa espressione e questa che cosa mi dice questa formuletta qua? Mi dice che la velocità a un certo istante t è uguale all'accelerazione cui è sottoposto il punto materiale diviso per il tempo t. Allora posso da questa dire, va bene. Allora se io conosco quanto è la velocità a un certo istante e so qual è quell'istante, mi posso ricavare il valore dell'accelerazione. Cioè questa è l'espressione che andava cercando il vostro libro di testo dell'accelerazione. Adesso noi che sappiamo? Sappiamo che
dopo un tempo t, il vostro punto materiale ha una velocità di 100 km orari, no? Quindi io so che questa quantità qui la conosco e so dopo quanto tempo assume quella velocità. Però il libro mi chiede di fare due casi, no? Il caso in cui questo tempo t è uguale a t1, è uguale a 5 secondi, oppure il caso in cui questo tempo t è uguale a un tempo t2 è uguale a 8 secondi, no? Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso in cui questo tempo t è uguale a t1, è uguale a 5 secondi, l'accelerazione a con 0 è il valore della velocità, ma il valore della velocità abbiamo calcolato prima, è 27,8 metri al secondo, diviso il tempo t1 che è 5 secondi, vuol dire che la mia accelerazione durante questo processo è stata 27,8 diviso 5, che fa all'incirca 5,56 metri al secondo quadro. Qui ci devo mettere secondi, metri al secondo quadro. Quindi per andare da 0 a 100 km orari in 5 secondi, di moto uniformemente accelerato, devo avere un'accelerazione di 5,56 metri al secondo quadro. Se invece della Ferrari ho la Mercedes, no? Ci metto 8 secondi, ad esempio, allora in questo caso l'accelerazione mi viene 27,8 metri al secondo diviso 8 secondi, vuol dire che la mia accelerazione è stata 3,47 metri al secondo quadro, cioè sono stato sottoposto a un'accelerazione più bassa. Chiaramente ci ho messo più tempo a raggiungere la velocità di 100 km orari. Allora, quindi ottengo questo risultato. Ora il libro di testo, mannaggia, ma questa non la so cancellare. Sì, la so cancellare. Il libro di testo chiede anche quanto vale lo spazio percorso nei due casi. Cioè, nei due casi, quanto spazio percorro? Allora, prima abbiamo, semplificando, no, semplificando, abbiamo ricavato l'espressione dello spazio percorso x uguale a un mezzo a 0t al quadrato. Va bene, allora quindi nei due casi so che x percorso è uguale, cioè la x a un generico tempo t è uguale a un mezzo a con 0 t al quadrato. A con 0 la conosco. Allora, nel caso in cui io ci metto t1 5 secondi a fare questa operazione, quanto spazio percorro? Cioè, dove mi trovo al tempo t1? Mi trovo in un mezzo. Qui ci devo mettere l'accelerazione. E quale ci metto? Ci metto il valore che ho calcolato dell'accelerazione a con 0 quando il mio tempo per arrivare a 100 km orari è t1. Ci devo mettere questo valore qua e quindi ottengo un mezzo per 5,56 per il tempo t1 al quadrato, che è 25. E se calcolo questo mi viene 69,5 metri. Cioè, percorro 69,5 metri per arrivare a 100 km orari. Se invece ci metto 8 secondi, allora questa x al tempo t2 sarà un mezzo. Qui devo mettere il valore dell'accelerazione, in quel caso che era 3,47, per 8 per 8, 64, e mi viene 111,5 metri. 0
metri, d'accordo? Quindi per arrivare a 100 all'ora ci metto quasi, non dico il doppio, ma quasi vicino al doppio della distanza. Mi ci vuole molto di più, d'accordo? Quindi una macchina che è in grado di erogare un'accelerazione più grande riesce a fare il sorpasso di un tir in meno tempo, no? Perché riesce a cambiare la velocità in maniera più rapida. Adesso vi chiede quanto vale, no, e la velocità media? E la velocità media? Sto indicando il vostro collega che prima ha toppato miseramente. E la velocità media? Come me la calcolo? La velocità media la calcolo come delta x su delta t. Quanto spazio percorso nel tempo che ci metto a percorrerlo. No? Allora, nel primo caso, non fatemi... Nel caso T1, quanto mi viene la velocità media? Mi viene 69,5 diviso, questo è metri, diviso 5 secondi. E quindi 13,9 metri al secondo. Cioè nel primo caso la mia velocità media è stata 13,9 metri al secondo. E nel secondo caso, questa velocità media mi viene Vm è uguale 111,0 diviso 8 uguale 13,9 metri al secondo. Gasp! Sono uguali! No, sono uguali, la stessa velocità media. Certo. No? È la... Perché? Adesso, torniamo al caso del vostro collega, quello là. Prima, lui che ci aveva detto? Dice, la velocità media me la potrei calcolare come... La velocità alla fine, no? Diciamo la velocità, scriviamolo, l'abbiamo chiamata V, generica. Cioè la velocità alla fine meno la velocità all'inizio, anzi più la velocità all'inizio diviso 2, il valore medio, no? Nel mio caso questo è 0, perché all'inizio parto da fermo e arrivo a 100 km orari. Quindi quanto sarebbe la mia velocità media se uso questa formula? 27,8, che è la velocità finale, metri al secondo, diviso 2. E quanto fa? 13,9. Pari gasp. No? Perché mi viene che questa volta la formula funziona? Perché la velocità è lineare nel tempo. No? Cioè, se io nel moto uniformemente accelerato eccolo qua, se vado a vedere il moto uniformemente accelerato, la formula della velocità è questa. Come vedete, la velocità dipende linearmente dal tempo. E se io faccio un grafico di velocità in funzione del tempo, il grafico mi viene il grafico di una retta, dove questa è V0, la velocità al tempo 0, e la pendenza di questa retta è l'accelerazione. Ok? Quindi la velocità media coincide con valore all'inizio più valore alla fine diviso 2 solo se il moto è uniformemente accelerato. Se il moto avviene con un'accelerazione qualsiasi, dipendente dal tempo, questo non è più vero. Allora, per riassumere, oggi
abbiamo trattato tre casi. Abbiamo trattato tre casi oggi. Oggi tre casi. Uno, V uguale costante, uguale V0, no? Moto uniforme. Il secondo caso che abbiamo trattato è A uguale costante, uguale a con 0, moto uniformemente accelerato. In questo caso qui usiamo le formule che abbiamo dato nella prima ora di lezione, che ho scritto.